Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi a Barbecue Joint prepariamo il salmone affumicato a freddo. Un affumicato a freddo è un grande classico dei pranzi e delle cene natalizie. In particolar modo io lo utilizzo durante la cena della vigilia. È una preparazione che amo molto fare, si presta perfettamente durante il periodo invernale in modo tale che si riescano a fare le affumicature a freddo nel miglior modo possibile. E oggi cerco di spiegarvi in maniera più chiara e precisa possibile tutti i passaggi, tutti gli step che ci portano ad ottenere un prodotto straordinario che nulla ha a che vedere con i prodotti dozzinali, permettetemi il termine, che si trovano nei supermercati o comunque nella grande distribuzione. Vi garantisco che se seguirete tutti i passaggi, tutti i procedimenti e utilizzerete gli strumenti adatti, avrete un prodotto incredibilmente buono che veramente stupirà tutti i vostri commensali. Il primo step è quello di procurarsi un bel salmone. Più è grosso il salmone, più il risultato sarà soddisfacente. In questo caso io mi sono procurato un salmone da circa 5,5 kg, 6 kg, e ne ho ricavato due filetti, due baffe da 1,5 kg l'uno. C'è tanto scarto perché vanno squadrate alla perfezione in maniera tale che la forma sia il più omogeneo possibile. Però chiaramente tutto lo scarto è perfetto per una tartare piuttosto che per un ragù di pesce. Quindi adesso, una volta che abbiamo ottenuto le nostre baffe, le abbiamo pulite, abbiamo rimosso tutte le lische, dobbiamo tenerle in frigorifero per tutta la notte, avvolte nella carta assorbente o nella butcher paper, se l'avete, in maniera tale che si asciughi al meglio. Fatto questo, procediamo con la creazione della salamoia. La seconda fase è la cura in dry brining. La quantità di cura da usare dipende dal peso del salmone. Nel nostro caso abbiamo 3 kg di salmone, quindi useremo 1,5 kg di cura. La preparazione si ispira alla ricetta di Marco Agostini, col tempo però ho modificato dosi e ingredienti per migliorarlo in funzione dei miei gusti. Il salmone affumicato a freddo è un prodotto crudo e, come ogni prodotto crudo, c'è il pericolo botulino. Per questo motivo useremo il nitrito di sodio per scongiurare questo pericolo. Il secondo pericolo che possiamo avere con questo tipo di preparazione è il pericolo dell'anisakis. Il salmone non è un pesce che solitamente contiene anisakis, però c'è sempre il rischio di una contaminazione sul banco della pescheria. Per scongiurare questo rischio acquistiamo salmoni abbattuti oppure li teniamo in congelatore a meno 18 gradi per 72 ore. Dopo aver mescolato bene tutti gli ingredienti della cura, prendiamo un vassoio capiente e cospargiamone uno strato leggero sul fondo. Dopodiché adagiamo i filetti dalla parte della pelle e con molta attenzione ricopriamoli completamente. Fatto ciò, riponiamo in frigorifero coprendo con della pellicola alimentare e aspettiamo 24 ore. Dopo 24 ore i nostri filetti non erano ancora pronti e di conseguenza li ho riposti in frigorifero per altre 6 ore. Passate 30 ore il nostro prodotto era perfetto. Era bello sodo, bello compatto ed era pronto per la fase successiva. Terminata la fase di cura, dobbiamo rimuovere tutta la mistura che nel frattempo sarà diventata in parte liquida e sciacquare bene i filetti sotto l'acqua corrente. A questo punto, quando abbiamo il pesce pulito, lo asciughiamo con della carta assorbente e lo riponiamo in frigorifero per almeno 8-10 ore,
si dovrà formare una pellicola. Per facilitare la formazione possiamo spennellare la superficie con un composto di whisky o rum, olio e sciroppo d'acero. Fase di questo procedimento è la affumicatura. Per fare la affumicatura è necessaria della segatura di legno o della polvere e della chiocciola, uno strumento apposito per la affumicatura a freddo, ovvero una affumicatura simile a quella di una sigaretta che produce fumo ma non calore, ovvero una combustione sotto cenere. A me piace mixare due legni, ontano e ciliegio, ma va benissimo anche il faggio, l'arancio o il melo. Sconsiglio legni troppo forti come icori o meschite. La fase di affumicatura deve durare almeno 10-12 ore. Chiaramente, più è spesso il salmone, più prolungheremo l'affumicatura. Nel mio caso, questa fase è durata 18 ore. L'ultima fase è quella di maturazione. Il salmone, dopo la affumicatura, non è pronto. Dobbiamo far maturare il pesce, in quanto la superficie è ricca di alcoli, elementi amari e non buoni della affumicatura. Dobbiamo sistemare il nostro salmone in frigorifero per almeno 24 ore e, per aiutare l'eliminazione degli alcoli, lo spennelliamo con del buon whisky, per reidratarlo leggermente e per renderlo più lucido. Il prodotto finito che abbiamo ottenuto è incredibilmente buono. Il salmone è burroso, affumicato e si presta benissimo ad ogni preparazione. Il mio consiglio è quello di provarlo per stupire tutti i vostri commensali il giorno della vigilia.